Ciao, in questo nuovo tutorial di FacilitOffice 2 vedremo lo strumento Quaderni. Innanzitutto guardiamo come accedere allo strumento. Se abbiamo già aperto FacilitOffice 2, quindi abbiamo ben visibile la barra degli strumenti di FacilitOffice, possiamo cliccare direttamente sul pulsante Quaderni che aprirà lo strumento. Oppure possiamo accedere alla cartella di FacilitOffice 2 ed entrare nella cartella Quaderni. All'interno di questa cartella è presente un file eseguibile che si chiama FacilitOffice Quaderni. Facendo doppio clic sul file possiamo eseguire il software. Benissimo, appena apriamo il software vedrete che avremo a disposizione una serie di quaderni. Possiamo avere a disposizione fino ad un massimo di 10 quaderni. Come avete visto, da impostazioni possiamo selezionare il numero di quaderni visibili. 1, 2, 3, 4, 6, 10. Cliccando sul numero di quaderni che vogliamo avere a nostra disposizione, il numero di quaderni che apparirà appena apriamo il software cambierà. Ad esempio, possiamo dire al software che noi vogliamo 4 quaderni visibili, quindi utilizzare 4 quaderni. Benissimo, così avremo a disposizione le copertine di 4 quaderni sulle quali possiamo cliccare per entrare all'interno del quaderno. Vedete che ci sono dei quaderni già iniziati. Proviamo ad iniziare un nuovo quaderno. Vedete ad esempio il quaderno numero 3, che non ha ancora un'etichetta, un nome, infatti c'è scritto 3 quaderno D. Se noi clicchiamo su questo quaderno, oppure selezioniamo da tastiera il numero 3, che è il numero del quaderno, possiamo entrare nel quaderno stesso. Clicchiamo. Bene, la prima volta vedrete questa finestra, questa immagine, perché non abbiamo ancora detto al software come vogliamo chiamare il nostro quaderno. Cliccando nel campo bianco e scrivendo da tastiera, possiamo scrivere ad esempio che questo sarà il nostro quaderno di storia. Cliccando poi sul pulsante colore copertina, potremo scegliere il colore del nostro quaderno. Clicchiamo su OK per modificare quindi il colore e modificare anche il colore dell'etichetta dal pulsante colore etichetta. Si aprirà sempre la finestra dei colori e noi potremo scegliere il colore che vogliamo attribuire al, diciamo, testo di copertina. Ok, vedete quindi quaderno 3 si è colorato di azzurro perché noi abbiamo selezionato il colore di etichetta azzurro. Clicchiamo su OK per dire al software che vogliamo salvare le impostazioni e vedete che il nostro quaderno 3 ha un'etichetta storia. Il colore è stato modificato ed è stato modificato anche il colore dell'etichetta. Se volessimo in un secondo momento modificare questi dati, possiamo andare sul menu Inserisci etichetta, selezionare il numero del quaderno e vedete che riapparirà la stessa schermata che abbiamo visto prima. Ok per confermare. Come vi dicevo, quindi adesso possiamo iniziare ad inserire delle pagine nel nostro quaderno. Sempre cliccando sulla copertina del quaderno oppure con il tasto del numero da tastiera, accediamo al nostro quaderno. Benissimo, questo è il nostro quaderno, per ora è vuoto. Possiamo però inserire dal pulsante rosso una nuova pagina, ad esempio. Vedrete che si aprirà quindi FacilitOffice Writer, all'interno del quale possiamo scrivere con ovviamente la nostra barra anche degli strumenti di FacilitOffice. Vedrete che il nostro file vuoto, il nostro documento vuoto, è stato nominato con il giorno in cui l'abbiamo creato e il numero progressivo di pagina, quindi in questo caso 4 febbraio 1. Possiamo poi scrivere, ad esempio, prova e salvare. Il file verrà salvato all'interno della cartella
FacilitOffice, FacilitOffice 2, possiamo accedere all'interno della sottocartella Quaderni, ancora una volta Quaderni, vediamo il nostro quaderno 3 che ha al suo interno il documento 4 febbraio 1. Chiudendo andiamo a vedere come si è modificato il nostro strumento, il nostro quaderno. Riapriamo quindi lo strumento ed entriamo nel nostro quaderno 3 di storia e vedete che abbiamo a disposizione nell'elenco dei file che sono all'interno del nostro quaderno, delle nostre pagine, il file 4 febbraio 1. Cliccando sul campo descrizione, quindi sul campo destra, a destra, possiamo mettere una descrizione, ad esempio documento di prova. Benissimo. Oltre alle pagine che possiamo creare partendo dal pulsante Nuova pagina, possiamo inserire pagine già esistenti. Possiamo inserire in realtà file di qualsiasi tipo, quindi anche mappe, immagini, e queste verranno sempre inserite all'interno del nostro quaderno e verrà attribuito a questi file un nome progressivo con l'indicazione del giorno e il numero progressivo delle cose che abbiamo inserito all'interno del nostro quaderno, ovviamente in base all'estensione. Possiamo poi decidere di eliminare una pagina da eliminazione, possiamo svuotare tutto il quaderno oppure cliccare su pagina corrente, da eliminazione, pagina corrente, oppure possiamo aprire attraverso il pulsante grigio vicino al nostro documento il documento stesso. Possiamo anche agire e quindi utilizzare i modelli. Guardiamo come possiamo fare. Usciamo per ora dal quaderno e nella pagina principale, dove sono presenti tutte le copertine, clicchiamo sul pulsante modelli, sul menu dei modelli. Quindi avremo a disposizione i nostri modelli con il nome file e la descrizione. Per ora all'interno del nostro software, quindi dei quaderni, è presente solo il file di modelli pagina standard, che è abbinato a tutte le pagine nuove e a tutti i quaderni che sono presenti all'interno del software. Possiamo gestire anche altri modelli, quindi scaricandoli dalla pagina apposita del progetto FacilitOffice, però per questo vi rimando al tutorial specifico riguardo i modelli. Oltre alla gestione dei modelli, quindi potremo ad esempio cambiare la descrizione, possiamo, accedendo alla seconda scheda abbina modello a quaderno, abbinare proprio il modello ad ogni quaderno. Quindi dopo che abbiamo abbinato il modello ad ogni quaderno, vedrete che le nuove pagine che apriremo all'interno di questo quaderno avranno a disposizione, appena aperte, il nuovo modello. Quindi potrebbe essere ad esempio una pagina quadretti, una pagina righe. Per ora il modello è pagina standard. Poi possiamo decidere, chiudendo la gestione dei modelli, di impostare invece modelli visibili all'apertura dei quaderni. In questo modo, modelli visibili all'apertura dei quaderni spuntato ci permetterà di avere all'apertura di ogni nuovo quaderno i modelli che abbiamo selezionato, quindi che abbiamo installato all'interno del nostro computer, ben visibili, e di scegliere in quel momento quale modello vogliamo abbinare al nostro quaderno, vogliamo utilizzare per quella pagina.